Finalmente, anche per il nostro paese, è giunto il momento tanto bramato da chi, per salvaguardare la propria libertà di scelta, non ha ceduto al ricatto del marchio verde. Stiamo parlando del 1 maggio 2022, giorno in cui il lascia passare verrà sospeso quasi ovunque e tutti, tranne gli operatori sanitari, potranno andare al lavoro senza dover mostrare nessun codice QR. Purtroppo, per i lavoratori della sanità, vige l'infame obbligo del bazzino fino al 31 dicembre 2022, con conseguente sospensione per chi non ha adempiuto alla legge. Cosa importantissima per quelli che, come me, sono a casa dal 15 ottobre 2021 perché si sono rifiutati anche di fare i tamponi, onde evitare di entrare nel circuito. Obiettivo primario dei nostri governanti. Mettetevi subito in contatto con i vostri datori di lavoro, sempre che non l'abbiano fatto loro. Io, per esempio, sono già stato contattato. E ricordate loro che dal 2 maggio 2022 o già dal 1 maggio 2022, per chi lavora anche nei festivi, avete diritto di riprendere a svolgere le vostre mansioni. Se non vi doveste presentare, a quel punto incorrereste in possibili provvedimenti disciplinari. Prima potevi non andare al lavoro in quanto sprovvisto del marchio verde. Adesso non puoi più. E se lo fai, ti può arrivare la contestazione di addebito. Quindi o un richiamo scritto, o una multa fino a 4 ore, o una sospensione fino a 10 giorni, o il licenziamento con preavviso o il licenziamento senza preavviso. Non rischiate quindi di perdere il posto di lavoro. Contattate immediatamente i vostri datori di lavoro. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.